La più cordiale buonasera, e siamo per l'atto finale del secondo Memorial Marcello Menta. Le squadre in campo, inizia proprio in questo momento il confronto. Lancio lungo, attraversa tutto il campo e con la testa, poi da futura il pallone si gira. Tornesi è la risposta di Muro. Adesso dalla distanza c'è il gol del vantaggio. Poi ci prova ancora Andrita, sotto del Din, pronto per Cracium. La battuta per Providali, arriva anche al rimorchio e c'è il gol del pareggio. Dalla parte opposta Padurari, subito per Alessio Aquilani, la finta con il corpo, Padurari solo davanti a Mazzocchi, alza. E poi c'è il fischio per Perfetti in lancio lungo adesso alla testa soltanto di Muro, si libera per andare a rete, si gira poi Perfetti, ha lottato contro Bulboaga, ha avuto la meglio, se ne va verso l'area, la palla messa in mezzo, il numero 6 sale del pin, il diagonale. Se ne va Mastracci, il diagonale, pallone ribattuto da Providali, arriva al fischio della coppia arbitrale, finisce in parità anche la seconda frazione di gioco e quindi necessario l'intervento dei direttori di gara ed estraggono il cartellino rosso all'indirizzo del numero 22 Alessio Annandrida. Cartellino rosso anche per Alessio Aquilani. Aquilani, la possibilità di Aquilani di colpire proprio all'ultima occasione, finisce qui il confronto, si va alla lotteria dei calci di rigore. Parte il giocatore e la risposta di Muro contro Mazzocchi e c'è il gol del il giocatore per The Guardian. Parte Providali, il tiro è una fiondata per il secondo centro, parte il giocatore e c'è il gol, terzo rigore e c'è il gol nonostante, parte la rincorsa e c'è il gol, il secondo, parte la rincorsa e c'è il gol sotto la traversa e pulizia generale. ASD Futura vince il secondo Memorial Marcello Menta aggiudicandosi il trofeo alla lotteria dei calci di rigore.